assistito dal fratello Serse, Coppi, con un copricapo da fakiro, aspetta la quinta prova, la bella, contro l'olandese Gerrit Schult, campione mondiale dell'inseguimento. Sulle scoscese curve del Vigorelli, la pista dei primati, Fausto dovrà valersi di tutte le risorse del grande Coppi per battere il famoso pazzo volante. Soltanto 3/5 di secondo conquistati proprio al termine dei 5 chilometri separeranno i due rivali. Se nell'estrema tensione agonistica Fausto fa ancora dello stile, Schult invece è sguinzagliato all'arrembaggio della velocità. La folla acclama il migliore ciclista del mondo, vincitore a 47,368 di media. Con questa sono 72 su 79 le vittorie di Fausto in gara di inseguimento. Tutti i primati, anche quello del numero. Il biondo Schult riconosce nell'avversario un maestro. Si merita i fiori, per vincerlo non ci voleva meno di un Coppi.